Amici, andiamo avanti con God of War Ragnarok. Attenzione, fratello, il pericolo è vicino. Però volevo fare questa cosa qui, ok. Ti va bene combattere senza scudo? Non sarebbe la prima volta. Mi voglio il mio scudo. Stavo anche imparando a parare. Ok. Dai. Su. Mio. Dietro di te, occhio! Tu sei grosso, bro. Ok. Bella lì. Fratello, non puoi parare senza scudo. Lo so, non stavo parando. Bella. È andata bene. Ci siamo quasi. Già. Fratello, posso parlarti? Non rinfacciare al ragazzo la sua curiosità. È normale, è giovane. Ai miei tempi sapevamo obbedire. Ed è questo che speri per lui? Fratello, il ragazzo seguirà la sua strada, che ti piaccia o meno. Se non vuoi che si allontani da te, fatti furbo e cammina insieme a lui. Ha senso. Se trovassimo un modo per viaggiare tra i regni e arrivare a Svartalfai, troveremmo un sacco di cose per... Basta. Ci andremo. Davvero? Ma se non troviamo Tyr, lascerai perdere per sempre. Va bene. Non te ne pentirai. Come cazzo ci andiamo? Bella. Ma quello è Atreus. È passato così tanto tempo. Ma come sei cresciuto? Oh sì. Beh, se volete seguirmi. Brock ha detto che vi serve un posto sicuro in cui passare la notte. E penso proprio che i vostri nani preferiti possano aiutarvi. Siamo ancora i vostri nani preferiti, vero? Siete gli unici nani che conosciamo. Capisco. Dopo di voi, amici miei. Dove andiamo? Nella casa più pulita dei nove regni. E vorrei che rimanesse tale. Non mi riferisco a nessuno in particolare. Kratos. Dopo quell'incidente con Thor, abbiamo pensato di farvi un po' di spazio, finché non deciderete cosa fare. Ci siamo quasi. Oh! Ah. Quindi fa dei suoni. Come potete vedere, okay. Siamo stabiliti nel regno tra i regni. Non è un granché, ma è al riparo dal Fimbulwinter, dagli occhi di Odino, e la vista è impareggiabile se vi piace il vuoto grigio e scintillante. È bellissimo, sì. In realtà vorremmo parlarti di un piano. Ti ascolto. Let's go. Entrate. Ora, se voleste pulirvi i piedi con molta cura, io vi aspetto. Non vuoi pulirti i piedi, vero? D'accordo, le camere sono là, la cucina invece è laggiù. Vi va uno spuntino? Kratos? Uno spuntino? No, niente spuntino. Noi abbiamo bisogno del tuo aiuto per raggiungere Svartalfheim e salvare Tyr. Tyr? Che... vivo? Ma dico cosa... Che cosa? È tutto a posto. Gli ho detto tutto. Tutto quanto. Hai aiutato mio figlio a disobbedirmi. No, io ho vegliato su di lui. Ho fatto le tue veci. Nessun rischio, eravamo davvero al sicuro. Forza, di qualcosa. Quello che è importante ora è cercare di ripristinare i viaggi tra i regni. Tu sai come fare? Sì, lo so. È che c'è... È solo che c'è... Qui c'è tanto fango. Allora perché non hai già aperto una strada? A essere sincero, per questo avevamo bisogno del tuo aiuto. Oh,
I fratelli Uldra hanno finalmente bisogno dell'uomo più sapiente del mondo. Esatto, è proprio così. Ehi! Andateci piano! Quello com'è entrato qui? E chi diamine è? Quello è mio figlio. Beh, per tutta Yarsmida, che cosa gli è successo? È maledettamente alto ora. Ed è proprio... così. È tutta colpa tua. Venite con me, almeno troviamogli qualcosa che gli vada bene. Sta diventando grande, stupido nano. Non ti sei mai sentito impacciato in gioventù? Ehi! Ormai quello che è fatto. Ma tu dovrai farti rispettare d'ora in poi e fare la cosa giusta. Oh, ci sta provando, credimi. D'accordo, sistemiamo la vostra roba prima che andiate in giro a bighellonare. Inizia da questo. È messo molto male. Non vuoi che te ne costruisca uno nuovo? È molto importante per me. Beh, vedrò cosa posso fare. Nel frattempo, che ne pensi se te ne do uno come rimpiazzo? Va bene, quindi... per forgiare un nuovo scudo, vai al menu scudi, va bene. Al momento ho abbastanza risorse per crearne solo uno. Ma se me ne porti altre, vedrò che cosa posso fare. Ok, può creare solo questo. Cazzo! Mi piace più. Ok. Va bene. Ok, mamma tua. Va bene. Se il ragazzo continuerà a crescere, sarà meglio che ti abitui a comprargli nuovi vestiti. Sembra Oristanio, un giocatore del Cagliari, incredibile. Allora, potenziabile me la porta da questo suono del mio telefono prima che il mio telefono decidesse di morire. Il piano era quello di controllare un paio di cose, quindi armatura spessa, ok, sì, da 0 a 3, da 1 a 12, ah, io direi questo, dai. Che vuol dire? Potenza un pezzo armatura, ok. No, mi togli cose. Posso? Merda, no. Fabbricabile, no. Mi togli un po' di roba. Non credo di poter fare altro. Armatura braccia, mi serve del ferro battuto. Che sostanzialmente non possiedo. Ok. Sì, alla fine mi serve, cioè mi devo potenziare. Ok, armi. Va bene. Ha bisogno di un po' di amore nanico. Che ti dico, non è che sono proprio benissimo. Lame del caos non sono potenziabili. E manco questo. Va bene. Via. Mi ha riperso della roba. L'ho messa nel forziere. Oh. Che faresti senza di me? Darò un'occhiata in giro, alla mia stanza. Di a Sindri quando sei pronto. Ok.
Ecco cosa avevamo dimenticato. Ferro battuto, uno, va bene. Fermo! Quelle scale non ti reggono! Non distruggermi la casa, ti prego! Va bene. Visto? Sapevo che volevi uno spuntino. Cindy ha molta paura di Kratos. Ehi, guarda. Mi immagino sia qui che tengono il cibo. È bello sapere che non moriremo di fame. Sì, aiuto. Questa credo sia la mia stanza. Accogliente. Bene. Il posto è di tuo gradimento, spero. Ed eccoci qui. Come sblocchiamo i regni? Ci serve una cosa da laboratorio. Seguimi e porta con te la testa. Non contro tasta gioia, Mimi. È imprigionato in una miniera chissà dove. Non sappiamo altro. Il regno è pieno di miniere, lo sai. Mi servirà aiuto per trovarla. Oh, dovreste parlare con Durlin. Chi è Durlin? È un nostro cugino, più o meno. Lavora per la città, si occupa di sicurezza, ha accesso a qualsiasi tipo di informazione sulle miniere. E so che non è amico di Odino. Per questo tua madre chiese il suo aiuto per organizzare una ribellione. Pronti? Una ribellione? Tu ne sapevi niente? No. Un capo ribelle che conosceva la mamma. È proprio ciò che ci serve. Penso che vi siete persi il tada. Beh, non importa. Lo olierò in un attimo. Ci vediamo fuori, al passaggio. Capo ribelle, Durlin? Se non è un po' gonfiata questa. Eh? E tu? Dici solo le cose così come ti vengono in mente, vero? Immagino tu sia convinto che Durlin non veda l'ora che qualche bastardo gli si presenti alla porta in cerca di guai. Cosa intendi, Brock? Ci aiuterà o no? Oh, lascia perdere. Non è compito mio sproloquiare sui miei conoscenti. Al contrario di questo qui. Ti ignoro. Bene, vai pure da Durlin. Vedrai come andrà a finire. Sappi solo che non è il solito nano simpatico e gentile. È scorbutico come un gatto rosso e parla in modo strano. Una descrizione decisamente diversa. Va bene. In realtà siamo pronti per andare da Durlin, non è che ci siano grandi altre cose da fare. Sentito. Ok. Ci servono solo il Bifrost e la testa. Brock, tocca a te. Questa sarebbe la parte in cui c'è bisogno di me? Esatto. Questo dispositivo è stato creato su misura per te. Ti aiuterà a vedere meglio il problema con i tuoi occhi da Bifrost. Va bene. Posso anche controllarlo? Oh no. No, 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 no. Questo serve a farti stare fermo mentre ti puntiamo la luce negli occhi. Ah, Sindri, schifoso bastardo! Aprili, aprili, dai! Oh, speravo davvero di non dover usare le pinze. Fallo! Fatto, fatto. Bene, ora rilascia! Non è piacevole! Il segnale, presto, sbrigati! Arrivo, arrivo! Per le uova di Rasvelger, a che serviva tutto questo? Lo vedrai presto, devo solo regolare... Ecco, dovrebbe andare. Visto? Nessun danno permanente. Te li do io i danni permanenti, coglione. Kratos, lanciami, voglio infilzarlo. Non sai stare al gioco, vecchio caprone. Il Bifrost è rotto. Ora potrete usare i semi di Yggdrasil per questi passaggi. Non vi servirà più alcun tavolo o lampada Bifrost.
Mi serviva per la luce. Ok, giusto. Mi inventerò qualcosa. Ma prima, vieni. Lascia che ti mostri come funziona. Ok. Punta la tua chiave verso la runa di Svartalfang. Okay. A destra e concentrati. Per raggiungere uno di quei regni, ti serve un seme. Ok. Così arriverete alle terre umide, fuori Nidavellir. Raggiungete la piazza della città e chiedete a Durlin alla taverna. Sei sicuro che lo conoscano lì? Durlin è sempre stato un ubriacone impenitente. Magari è cambiato del tutto, ma secondo la mia esperienza... Vuoi venire con noi? Oh, verrei, ma le terre umide sono... umide. E ci sono grim dappertutto. Creature ostili, viscide e puzzone. Buona fortuna! Grazie. Aspetta! Buona fortuna! Bastardo, Cindy. Wow, lo sentite? Che cosa? Qualsiasi cosa, tutto. È caldo. Effettivamente. Se riesco a liberarla. È tornata la barca? Attento. Tornata la barca. Cosa? Ah. Abbiate a sinistra. Che cazzo siete voi? Ok. No. Madonna, se faccio pietà. Forse con questi sarebbe meglio, sono meglio della me. Con questi sono migliore. Credo che partiamo con il piede giusto. Atreus, hai abbassato la guardia. Ma ho liberato la barca. Dai, come ai bei tempi. Quindi mi stai dicendo che è tremendamente più grande del primo? Non posso credere che la mamma abbia guidato una rivolta contro Odino e non me l'abbia detto. Il fatto che non sia andata troppo bene potrebbe aver influito. Ciò che ha fatto prima che la incontrassi era affar suo. Gliel'hai mai chiesto? Occhi sull'acqua. Ci sono risorse. È vero. Ogni volta che io reagisco sempre alla stessa maniera. Ogni volta che... cioè, reagisco come se li avessi giocati a anni di distanza e stai dicendo sì, è vero, che bello che era questo. Cazzo, finita a luglio. Per me inizio novembre. Va bene, sono un pirla. Ok, dai, un attimo. Ci sta una cosa. Pelle non conciato, ma io che cazzo ho preso? Se non le hai mai chiesto cosa avesse fatto, di cosa parlavate quando vi siete conosciuti? Ti limitavi a dirle, donna, occupati della casa. Io vado a pescare al fiume. E poi sparivi per 5 giorni? No. Tua madre pescava molto meglio di me. Avete visto là? No, ero concentrato sul dialogo. Mi è un attimo persa la sprovvista. Mimir. Non vedo Mimir. Ah no, c'è la... Atreus. Non c'era la Kratos vicino, è l'altro. Non va bene. Andiamo. La ruota blocca il canale. Immagino che se riuscirai a girarla potremo passare. Così queste sono le terre umide. Nome calzante. È una palude. Questo odore mi fa bruciare gli occhi. In effetti è un po' più forte dell'ultima volta che sono stato qui. Sembra che dobbiamo passare da quei ghiacci. Ok. Molto fico. Ok. Ok.
Ce n'è uno lì, uno lì. E me ne manca un altro. Sembra un manufatto risalente alla resistenza nanica. Bracciale di Raidmar, padre di alcuni nani che potresti conoscere bene. Brock potrebbe essere interessato a riaversi, meglio nelle sue mani che in giro. Assolutamente. Ok. Bene. Che cazzo ho trovato? Ah! Bomba. Sarà abbastanza resistente. Ovviamente è di fattura nanica. Ah, è proprio male. Sto per dire macchio di fa, io non so parlare. Chissà se la mamma lo ha mai conosciuto. Ha partecipato alla rivolta qui. È possibile, il dio della guerra spesso ha sostenuto i giganti, anche se non ricordo abbia mai dichiarato ufficialmente la sua fedeltà. Non... Se... bella sta creatura. Ok. Ok. Molto figa la creatura. Aia. Ok. Curiosità, funziona meglio della del caos? Sì, con voi sì. Ok. Ok. Con voi funziona decisamente meglio della del caos. Madonna. Vieni qui. C'è un altro qui. Doveva tenermi a guato. Hello. Ciao. Quanto cazzo è divertente. Porca troia. Porca troia. Ok. Qua su. Ah, le scatole le... Ok, cazzo. Non diremo niente, noi non diremo niente. Ferro battuto più 2, bella, così ci potenziamo altra roba. Allora, devo uscire e vai lì. Oppure no. Ok, deve esserci un modo. Devo solo salire qui su. Sto bovaneggiando. Di brutto. Ok. Wow, qualcuno poteva avvisarmi che stavo per finire con il muso contro un paio di chiappe. Il terreno è stato un terremoto. Un avvenimento occasionale ma non raro a Svartalfheim. Con tutte queste miniere il terreno non può che essere un po' instabile. Ha senso. La raggiungi la ruota da qui con le lame? Sì. L'hai abbassata esattamente fin dove ci serviva. Pensavo, forse il motivo per cui è così caldo non è che il freddo non ha ancora raggiunto questo posto. Forse a Svartalfheim è solo diverso. È così, il Fimbulwinter non colpisce tutti i regni allo stesso modo. È strano che il grande inverno non porti ovunque l'inverno. A Midgard è così, ma come vedi gli effetti qui sono più gassosi. Osserva i geyser, senti l'odore di cui parlavamo prima. Questi effetti erano già presenti in qualche misura, ma ora hanno raggiunto nuovi picchi estremi. Ha senso. Clava lì che cos'è?
Ah, giusto. Tutta tua. Va bene. Io non so se poi quelle cose per viaggiare tra i regni le trovi normalmente o se debba mettermi a cercarle io. Onestamente non lo so. Ok. In questo mondo sembrano più utili le lame del caos. Ok. Sono incastrato in un paio di occhi. Vai. Bella. Su. Bruciate. Ok. Che sono? Va benissimo così. Io direi che ancora un pochino posso continuare. Magari è il caso che provi anche a dormire. Però. Che altro sa, giustamente la priorità. Pezzi di argento. Vai. Ah, non serve un cazzo di belli entrambi. Qui? Ok. Sto trovando diversi scrigni, più di quanti avrei pensato. Ok. Hai trovato qualcosa lassù? Un po' di cose. Resti di bestia. Ok. Qui era. Okay. Tu dove devo andare? Qui? Non credo. Mi sono perso? No, dai. Forse semplicemente non dovevo andare qua. O meglio, sì, per esplorare. Ok. Vieni qua. Ok. Un andato. Cosa meravigliosa. Ok. No, sto prendendo testa un po' a cazzo, onestamente. Dai. Sono troppo forte. Ovviamente non è vero niente, però è veramente figo, quindi fatemi vantare un attimo. Ok. Andata. Quei cosi sono V. Già. Hanno coperto quei gas. Sbagliato. Quella ruota, ma non arriva. Bello. Cambio qualcosa. Abbiamo congelato un geyser. Ce n'è un altro qui intorno? Sì, ma
Aiuto? Allora, sta là, ma non... Onestamente non so come... Ah, ma vaffanculo. Va bene. Mio. Se i nani di questo regno sono come Brock e Sindri, è difficile credere che si siano schierati con Odino. Non è raro che la gente venga accecata dai propri interessi più immediati. Odino ha offerto loro sicurezza e contrariarlo può essere pericoloso. Forse hanno solo bisogno che un paio di dei arrivino e lo sfidino. Atreus, non siamo qui per questo. Stavo scherzando. La guerra non è uno scherzo. Soprattutto quella tra dei. Kratos. Il finto saggio. Voglio quello scrigno. Ci arrivo, credo, facendo un po' di casino. Però ci devo assolutamente arrivare. Per forza. Ma... Atreus è tipo risbucato. Questo posto è devastato. Eh sì, starò attento. Probabilmente è pieno di grilli in giro. Mi piace come lui già impara i nomi. Ah, oh, eccolo. Mi è mancato tutto questo. Sono passati 3 mesi, ma mi è onestamente mancato. Allora. No. Ho sbagliato. È giusta? Sì. Quindi, no, pessima mossa. È giusto? No, serve una B. Non so bene. Ok. Dietro, attento. E tu? Anzi, e voi? Qua, addirittura. Vai. Questo scudo è uno spettacolo. Ok. Puttana. Vai. Bersaglio a terra. No. Volevo prendere di nuovo. No. Dai. Quindi. Ce ne dovrebbe essere un altro. In linea, aiuto. In linea puramente teorica. E un attimo che... Madonna. Ora, se cominciano anche a vomitare cose è la fine però. Perché... Ok. Perché gli ci mancava soltanto quello, capito? No. Vieni qui. Figlio di puttana. Ma no. Tu sei mio. Ah no, questo è per lo sconto. Altri? No, non sconto mai Mimi, Rio. Commetto sempre questo errore. Ok. Dopo l'apriamo. Ecco un altro. Dovrei avere più o meno
Eccolo lì. Apriamo lo scrigno, poi chiudo il video. Vai. Oddio. Bene, amici. Prossima porta.